Ben ritrovati a tutti i nostri spettatori in questa prima puntata della nuova stagione di CDC Incontra. Sono Sara Giannaccone, uno dei nuovi volti di Come Don Chisciotte, e mi occuperò principalmente di questo format, che ha l'obiettivo di dare voce a figure interessanti di questo tempo. A farmi compagnia c'è l'amico Giacomo Ferri. Ciao Ciao Giacomo. Sara, salve a tutti, ben trovati. Allora, Sara, penso che possiamo presentare il nostro ospite speciale della prima puntata della nuova stagione. Quindi diamo il benvenuto e siamo onorati di avere qui il professor Giuseppe Di Bella. Grazie Vi ringrazio tanto, vi ringrazio. di aver accolto il nostro invito, professore. Prego. Ecco, noi intanto vogliamo fare un piccolo cappello, diciamo, a questa intervista, facendo presente ai telespettatori che lei è il figlio del professor Luigi Di Bella ed insieme avete portato avanti la ricerca del famoso metodo Di Bella che, ahimè, ahinoi, è stato ostracizzato, osteggiato in tutti i modi dalla sanità pubblica, no? Quindi, però, ecco, lei continua il lavoro iniziato da suo padre. E abbiamo anche dei dati che abbiamo segnato qui, che ben 553 casi di ammalati curati e salvati, ammalati ovviamente di tumore. Quindi diciamo, il successo, quello che salì alla ribalta negli anni scorsi, continua ad andare avanti e voi continuate a curare e salvare le persone fondamentalmente. Sicuramente sì. Ecco, noi in questa trasmissione abbiamo deciso di chiederle alcune cose. Sicuramente anche legati al sua, diciamo, al vostro metodo e ai tumori, ma anche e soprattutto ai vaccini Covid e quelli che sono stati gli effetti avversi. Quindi io, se lei me lo concede, inizierei con la prima domanda, appunto, legata agli effetti avversi dei vaccini Covid. Quindi parliamo in generale, appunto, di quello che è avvenuto nella stagione 2021 e continua ad avvenire Sì. legato a questi nuovi vaccini. Ecco, professore, ci parli un po' di questi effetti avversi. Grazie. Sì, l'argomento la ringrazio, l'argomento è molto attuale. E in studio abbiamo telefonate giornaliere di persone che hanno avuto problemi, che temono di avere eventi avversi, complicazioni di eventi avversi, vogliono sapere come curarlo, per cui è un tema particolarmente attuale. E come ho imparato da mio padre, ogni affermazione di ordine scientifico va documentata. Allora, anche per gli eventi avversi, siccome la banca dati mondiale ufficiale, quella più consultata, PubMed, allora io invito gli ascoltatori a documentarsi su questo. Io vi ho dato alcuni elementi che poi voi mostrerete, per cui quello che noi diciamo non sono pareri personali, non sono opinioni, sono dati di fatto scientifici, documentati e verificabili da chiunque. Nelle pubblicazioni su questo tema, sul tema dei vaccini, eventuali eventi avversi dei vaccini, incomincia ad esserci una letteratura particolarmente vasta. Un aspetto inedito dei circoli di potere mondiali, che in Italia naturalmente controllano. Tutte quante le istituzioni sanitarie controllano, praticamente non è un mistero che siamo ridotti a livello coloniale come le nazioni europee. Allora, il dato scientifico per la prima volta comincia a essere contestato e oscurato, perché una pubblicazione vada su PubMed è verificata, controllata e certificata da commissioni internazionali, per questo è accettato da tutte le nazioni del mondo. Il fatto inedito è questo, che faccio alcuni esempi che sono significativi. Alcuni ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità hanno avuto accesso agli eventi avversi che le varie regioni hanno comunicato, ovviamente del Covid, che hanno comunicato all'Istituto Superiore di Sanità. E questi ricercatori li hanno raccolti, li hanno elaborati dal punto di vista statistico e li hanno pubblicati su una rivista internazionale importante che è su PubMed. Li hanno pubblicati quest'anno, nel 2023. La rivista si chiama Pathogens. Se vanno a vedere Pathogens 2023, ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità hanno pubblicato tutta una serie di eventi avversi. Ogni ascoltatore può andare a verificare. Cosa è successo? Dopo un po' di tempo,
l'Istituto Superiore di Sanità si sono accorti di questa pubblicazione. Non hanno potuto ritirarla perché era stata accettata e confermata, però hanno fatto un comunicato stampa di un attacco frontale a questi ricercatori, qua ovviamente non ci vuole molta fantasia per riuscire, per pensare che non potranno fare una grande carriera. Però è stata contestata, però è un dato di fatto scientifico. Allora, le istituzioni sanitarie hanno contestato la pubblicazione dei dati scientifici internazionali. La stessa cosa è stata fatta col metodo di Bell. Noi, la sperimentazione è cominciata nel febbraio del 98, però è stata preceduta da un comunicato stampa del Ministero della Salute, ma di tutte le più importanti istituzioni sanitarie, Commissione Ecologica, Istituto Superiore di Sanità, tutto quello che volete voi. Questo comunicato stampa sosteneva che il metodo non aveva la benché minima dignità scientifica, non aveva base scientifica e non c'erano riscontri nella letteratura. Adesso parliamo del febbraio del 98. Se voi potete fare, se volete fare una ricerca, sul pavimento si può fare una ricerca retrograda, io l'ho pubblicato nel nostro sito, se voi andate metododibella.org, in prima pagina, voi vedete la documentazione sulla sperimentazione. Ve lo cito perché è stato il presupposto, è stato il primo esempio di contestazione del dato scientifico. Allora, le istituzioni sanitarie più importanti, tutte, il Ministero della Salute, dicono che la cura non ha base scientifica. Voi fate una ricerca, in quella data trovate 7.000 pubblicazioni che certificano la scientificità del metodo, tra cui l'elemento base della terapia che è la somatostatina. A stretto giro, sempre nel 98, all'inizio del 98, un premio Nobel che si chiama Shahi, SCHD, potete andare a vedere sul PubMed, con un allievo Pollack, ha pubblicato un articolo sulla somatostatina, che è l'elemento cardine della terapia. Chiunque può andare a vedere, Shahi, SCHD, Pollack, somatostatine, cosa ha pubblicato? Effetto sorprendente generalizzato della somatostatina antitumorale in un'ampia varietà di tumori. Perciò pubblicazione di un Nobel, 7.000 pubblicazioni, però comunicazione ufficiale delle massime istituzioni dello Stato, la terapia non ha base scientifica. Cosa è successo nel 2023? Ricercatori pubblicano gli eventi persi in base alle comunicazioni avute dalle regioni, viene contestato questo lavoro. Ma ci sono anche aspetti più gravi. Un'università americana, l'Università del Michigan, insieme con un dipartimento della salute, del servizio sanitario del governo americano, hanno pubblicato una ricerca. Questa ricerca è stata condotta su autopsie di pazienti che erano stati vaccinati ed erano poi deceduti, ed erano deceduti per il Covid, erano 240 autopsie. Quella è la conclusione del lavoro. 240 casi, il 73,9% erano deceduti non per il Covid, bensì per il vaccino. Questa pubblicazione di un'università americana, però anche del Dipartimento Salute. L'aspetto inquietante è che questa pubblicazione su Lancet, una rivista prestigiosa, è durata pochissimo. È stata immediatamente oscurata, censurata, non si è più trovata, non si deve dire. Allora, questi sono episodi, questi sono significativi e inediti, per cui adesso il potere sta intervenendo direttamente su quello che è gradito, perché sono arrivati praticamente a condizionare, a bloccare, censurare e oscurare la ricerca scientifica. Ci sono alcuni dati significativi, voglio richiamare. Ormai è dominio pubblico che è stato concesso un Nobel ai due ricercatori che hanno messo a punto il vaccino Covid. Uno di questi ricercatori, si chiama Weizmann, aveva pubblicato alcuni anni fa uno studio molto importante. Io l'ho appreso dal professor Bellavita, è un ematologo, insegna un ricercatore,
che era stato invitato al Senato a fare una relazione su questi temi. Allora, richiamato una pubblicazione che io ho inviato alla vostra relazione, su una rivista importante, è una rivista filiale del gruppo Nature, che cosa diceva? Alcune frasi che sono altamente significative, questo le ha scritte il Nobel in una ricerca di alcuni anni prima della messa a punto della diffusione del vaccino, parlando proprio delle piattaforme vaccinali a base di mRNA. Allora, il professor Weizmann diceva che questi vaccini, queste piattaforme vaccinali mRNA, inducono potenti risposte all'interferone di tipo 1. Ve lo dico alla lettera. Sono state associate non solo all'infiammazione, ma potenzialmente all'autoimmunità. Pertanto, conclude, il lavoro è vastissimo, vi ho estrapolato alcune frasi. Pertanto, l'identificazione degli individui ad aumentato rischio di reazione autoimmune prima della vaccinazione con mRNA può consentire l'adozione di ragionevoli precauzioni. Allora, c'è la consapevolezza di tutta una serie di prevedibili eventi avversi. Ma a questo punto bisogna spiegare un attimo l'effetto basilare, cardine dell'interferone 1. Cos'è l'interferone 1? Che si suddivide da alfa e beta. L'interferone regola vari settori dell'immunità, l'immunità corpuscolata, l'immunità immunitaria, interferisce sui macrofagi e sulla produzione di tutta quanta una serie, scusate, tutta una cascata di fenomeni immunitari, ma oltre che attivarli, li regola, li mantiene in un equilibrio fisiologico. Ma l'interferone 1 regola due aspetti fondamentali, regola la proliferazione delle cellule e il differenziamento delle cellule. Questo vuol dire che se io vado a disordinare, a interferire sul funzionamento fisiologico dell'interferone 1, posso avere una cascata di fenomeni che sono vastissimi, si riflettono su una quantità di patologie, perché se io vado a alterare l'ordine dell'immunità, io ho tutta una serie di reazioni autoimmuni, io ho una immunità eccessiva e sbagliata, pericolosa. Quando si va al di fuori dell'ordine naturale, ci sono le patologie più gravi. Allora qua andiamo dal campo oncologico, andiamo anche a livello autoimmunitario. E ho inviato la relazione alla relazione Don Chisciotte anche una pubblicazione, ma ce ne sono tantissime, ci si può documentare su. Ne ho scelta una, perché se no non si può fare una carrellata, ci vorrebbe mezza giornata. Per fare un esempio, solo se si va a controllare il rapporto tra vaccini ed eventi avversi a livello cardiaco, miocarditi, pericarditi, già per quello, se si mettono queste voci, questa ricerca su PubMed.gov, vaccinazioni, Covid e cardiopatie, ci sono oltre un centinaio di pubblicazioni. Questa sede ovviamente... Professore. Prego. Professore, ma a proposito dei tumori, quindi possiamo considerare l'aumento delle malattie neoplastiche come diretta conseguenza delle vaccinazioni ad mRNA? Possiamo considerare una delle cause, perché per un incremento dei tumori, i tumori viene da un concorso di cause. C'è di tutto, c'è solo l'imbarazzo della scelta. C'è l'incremento del danno di ordine fisico, la radiazione elettromagnetica, l'aumento del 5G, il radioattività atmosferica. Basta considerare tutto quello che hanno scaricato durante la guerra in Jugoslavia per il Kosovo. Li hanno bombardati, partivano da Aviano con un uranio impoverito. C'è stato un aumento molto importante di radioattività atmosferica. Io ho seguito pazienti soprattutto del nord-est dell'Italia, perché le correnti aeree vanno a finire lì, ci sono le Alpi da una parte, corrente aerea la Bora di Trieste, tanto per intenderci, per cui c'è stato in quella parte un aumento notevole di radioattività atmosferica, ma radioattività che dura. C'è tutto quanto il discorso delle scie chimiche, che non possono più negare, perché li hanno presi, li hanno colti sul fatto.
quello che scaricano sicuramente non fa bene alla salute. E un'infezione, un aumento altissimo di tumori per cause infettive. La TBC è una delle prime cause. E questi che arrivano, poverete, dall'Africa, in alta percentuale hanno delle situazioni silenti di tubercolosi a livello familiare. Sono ereditari, come sono eredi, e la prima causa di morte in Africa è l'epatite B e l'epatite C. Questi poveretti li trasferiscono, infatti in Italia c'è un aumento verticale della TBC che è direttamente collegato con un aumento enorme di apporto di infezioni tubercolari. Allora, non c'è solo la causa del vaccino, per il vaccino concorre come causa. Una delle cause è quella che abbiamo discusso. Perché nello stesso momento in cui vado a regolare sia l'immunità da una parte, sia i meccanismi che sono estremamente complessi e delicati che regolano la proliferazione cellulare, che è oggetto di tutta una serie di meccanismi diversi che la mantengono a livello fisiologico. Ma andarla poi a recuperare non è semplice, però questi sono dati di fatto, sono documentati e verificabili. Già ne vedo un accenno nelle riserve che lo stesso professor Weizmann, lo stesso Nobel, aveva anticipato qualche anno fa. C'è il lavoro, lo potete andare a vedere. L'altro lavoro, l'altra pubblicazione che richiama il rischio, però vi mette tutti gli eventi avversi, è molto ampia, e poi c'è una bibliografia, vi porta oltre un centinaio di pubblicazioni che confermano questi dati. Allora, basta che voi vediate, date a vedere la redazione di Come Don Chisciotte, guardate questa pubblicazione, è una delle pubblicazioni in cui è possibile accedere direttamente all'intero testo. Lo potete leggere tutto, potete vedere in fondo al testo la quantità enorme di pubblicazioni che confermano questa tesi di questo autore. Questa io l'ho riportata perché è la più recente sicuramente. Il dato di fatto è questo. Ora, non è che tutti quelli che sono vaccinati automaticamente e per forza possono sviluppare patologie autoimmune, patologie gravi, cardiopatie, miopatie, danni neurologici anche gravi, oppure alterazione del tessuto polmonare, eccetera. Però è un pericolo reale, per cui se un medico deve fare una scelta, scegliere una cura, la prima cosa da fare è cos'è? Scegliere una cura che ha il migliore profilo tra vantaggi e tossicità. Ecco, se io esamino questi dati, se vedo che il vaccino non ha garantito l'immunità, tanti si sono vaccinati e si sono ammalati di Covid, per cui non c'è il vantaggio individuale. Poi di tutti questi vaccinati non ha frenato la diffusione, per cui non c'è il vantaggio collettivo. In queste condizioni si sono sviluppate una serie di eventi avversi, sono documentati. Oltre all'aspetto grave che dicevo della involuzione della nostra società, cioè quello di oscurare, censurare dati scientifici documentati però sgraditi al sistema, l'altro aspetto grave è quello di avere nascosto gli eventi avversi. È molto difficile che vengano riconosciuti. Il rapporto causa-effetto, se uno ha sofferto per questi danni, è difficilissimo che se lo faccia riconoscere. Non è stata fatta quella vigilanza attiva che era determinante, era doverosa ed era essenziale. Se fanno un vaccino senza studi preclinici, avrebbero comunque dovuto, ed era un dovere primario, studiare bene questi pazienti, vigilanza attiva, e non nascondere, ma evidenziare, riflettere, valutare gli eventi avversi, in base a quello decidere. Questo non è stato fatto, ed è una mancanza gravissima. Allora io come medico devo prescrivere un prodotto che mi dà il migliore risultato col minimo danno. Allora, io chiedo agli ascoltatori, ai medici, ai colleghi, se in perfetta buona fede, se in scienza e coscienza possono sostenere che questi vaccini rispondono a questi requisiti basilari. Cioè dovrebbero, per essere imposti come sono stati imposti, con il ricatto tu non vaccini, non lavori, l'esclusione sociale, sospensione dello stipendio, l'allontanamento del lavoro,
per arrivare a misure estreme di questa portata doveva esserci la certezza. Questi rispondevano a questi requisiti fondamentali, ma c'è un altro aspetto. Avrebbero dovuto rispondere a questo in assenza di alternative, perché non essendoci stati degli studi preclinici, potevano imporre questo vaccino o perlomeno consigliarlo solo in assenza di alternative che c'erano e sono state nascoste, sono state oscurate, sono state censurate. Addirittura in qualche trasmissione televisiva hanno offeso, ridicolizzato dei colleghi ai quali avevano fatto riferimento alle banche dati. Hanno ridicolizzato l'ivermectina, le Plaquenil, il prodotto commerciale, è quasi un secolo che si usa la clorochina, hanno inventato addirittura in un lavoro falso che è stato ritirato perché è stato un falso in atto pubblico, falso in una pubblicazione, per impedire che si usassero dei prodotti che avevano un effetto fondamentale. Io sto pubblicando un lavoro, l'ho già dato all'editore, un libro, in cui ho messo con molta evidenza, però stando molto attento a documentare il meccanismo biomolecolare e i riscontri della letteratura, la quantità di molecole essenziali, fondamentali, per attivare l'immunità in generale, in particolare anche, secondo un tema attuale, quella antivirale. Ma ce ne sono potenti. Vi do un punto di riflessione. Persone che hanno fatto il metodo di Bell antitumorali non hanno avuto, in pratica non abbiamo perso nessuno per Covid. Per quale motivo? È semplice, io l'ho messo nel libro, L'attivazione è un'attivazione è interattiva, c'è una interazione tra principi attivi antitumorali e principi attivi di attivazione potente immunitaria. Vi faccio un esempio, perché qua ovviamente abbiamo dei tempi limitati. Ruolo enorme, fondamentale, primario, sono le tre vitamine base del gruppo A, l'acido retinoico, il beta-carotene e la xeroptola A classica. Sono importanti al punto tale, io ho avuto modo di dirlo in altre occasioni, che c'è la proposta di alcuni ricercatori di riprogrammare l'intera immunità in base alla presenza o meno di retinoidi. Viene suddivisa teoria dell'acido retinoico e sindrome da depressione dei retinoidi. Perché è così importante? Abbiamo citato l'interferone. Bene. L'acido retinoico, uno dei tre, ha una particolare affinità, sì, in termine tecnico, c'è un gene che inducibile dall'acido retinoico, cosa fa? Attiva l'interferone 1, lo regola. Regola tutta la cascata di fenomeni, sia proliferativi da una parte, ma immunitari dall'altra. Attiva delle citochine di tipo regolatore, T-helper regolatori, insieme con i T-helper che vanno a interferire, vanno ad attaccare le cellule che provocano l'infezione. Adesso basta solo questo esempio qua. Se uso i tre retinoidi solubilizzati in vitamina E, parliamo del metodo adesso, che ne impedisce l'ossidazione e la degradazione, è un cardine dell'immunità. L'esempio base, la struttura portante, perché contemporaneamente io attivo un'immunità regolata, riportata in ambito fisiologico, ma intervengo su tutti i settori dell'immunità, sulla prima barriera che è quella cutanea e quella delle mucose, perché queste sono le più potenti vitamine epitelio-protettive. Dove passa il virus? Dalle vie respiratorie. Da che cosa sono fatte? Il tessuto epiteliale. Se integro non passano. Ma il tessuto epiteliale del naso, delle vie respiratorie alte, della gola, dei bronchi, ha un epitelio ciliato. Cosa fa questo qua? Allontana i germi. E poi c'è uno strato sottile di un liquido che contiene sostanze che sono letali per i germi. Anche questo viene secreto solo in presenza di una quantità adeguata di retinoidi. Adesso noi abbiamo già a disposizione l'elemento cardine, la struttura portante dell'immunità, con prodotti che fra di loro interferiscono fino al punto da regolare, si chiama effetto epigenetico, vanno a regolare il DNA. L'acido retinoico ha due geni che sono direttamente inducibili dall'acido retinoico. L'altro gene inducibile dell'acido retinoico
interviene direttamente sulla proliferazione delle cellule. E come interviene? Interviene in maniera diretta aumentando di colpo l'immunità. Da una parte c'è quello che attiva il gene dell'interferone, che fa partire l'interferone 1, e a proposito dell'interferone 1, attivato dall'acido retinoico, che evidentemente non si sono neanche lontanamente sognati di indicare, anzi hanno fatto di tutto per diffamare la terapia, che a base scientifiche granite inattaccabili. Allora, oltre da una parte interferone 1 con 300 proteine che intervengono sull'immunità regolate, questo è un dato di fatto verificabile. Dall'altra parte c'è un altro gene, si chiama RIGI, retinoico, inducibile gene. Questo qua, di colpo, rapidamente, quando c'è un'infezione, che sia il virus COVID, che sia l'herpes, che sia quello che volete voi, questo qua mi va ad attivare una riprogrammazione di volo metabolica, glicolitica e biomeccanica. Che cosa vogliono dire queste cose? Va nella centrale energetica del nostro organismo, dove c'è il glicogeno. Il glicogeno cos'è? L'elemento base che produce energia. Viene frammentato in glucosio, questo viene usato, il carburante. A che cosa serve questa produzione immediata di energia? Serve a dare l'energia per fare proliferare le cellule dendritiche, sono le prime che intervengono, l'immunità innata, ma non solo le fa proliferare. Qui siamo di fronte a una riprogrammazione metabolica, la glicolisi, ma siamo di fronte anche a una riprogrammazione biomeccanica, le fa camminare, le sposta, le mette a contatto dell'infezione, per cui affluiscono in gran numero queste cellule dendritiche. Si chiama chemiotassi, esattamente nell'infezione. Beh, c'è un'epidemia. Questi elementi cardine, che dovrebbero conoscere gli illustri personaggi, i santoni, i luminari, anche qualche lampadario, come non li conoscono, si rifilano per forza un tipo di cura che non ha assolutamente, non risponde a quei criteri basilari, che sono criteri ippocratici, morali, semplicissimi, etici. Devo usare quello che mi dà la migliore risposta in assenza di tossicità. Quello che vi dico io è usato da 30 anni, ha dato risposte positive. Se voi vedete un'altra banca dati che è più dettagliata di PubMed e contiene una quantità di dati aggiuntivi, di informazioni utili, si chiama ResearchGate, alla lettera ResearchGate, Gate. Ecco lì. Professore, prego. Lei ha fatto delle diapositive, la regia infatti è pronta a mostrarle. Ci dica lei soltanto quando. Sì, finisco questo discorso, poi le potete mostrare, ma ovvio ha già anticipato il contenuto. Poi quelle lì le possiamo commentare in due secondi in estrema sintesi, perché con calma i lettori, se vuole pubblicare, potranno leggere attentamente, documentare, e possono, partendo dal titolo, scaricare anche il testo intero, il full test del lavoro. Questi qua, queste pubblicazioni, che poi potete far vedere, pubblicare così, e contengono praticamente la documentazione di questo che vi sto dicendo, cioè perché ci sono eventi avversi, come vengono questi eventi avversi, come sono stati classificati la percentuale di eventi avversi, i singoli eventi avversi più frequenti e il rapporto tra le condizioni di salute, le statistiche di una popolazione. Ho esaminato una popolazione, in un determinato anno c'è una certa incidenza di tumori, la stessa popolazione l'ha esaminata nell'anno della vaccinazione, vedete come varia la percentuale di tumori. Se andate a fare questo calcolo, vedete che c'è un incremento statisticamente significativo di neoplasie nelle popolazioni vaccinate rispetto a quelle non vaccinate. È un dato di fatto che piace o meno. Questo qua, nelle diapositive, ognuno se lo guarda con calma, perché esaminando l'1-1 più di questo che vi dico, non vi potrei dire. In particolare, quella che è significativa, se fate vedere le diapositive adesso, ecco, adesso vi dirò. Se voi andate a vedere il titolo sopra,
potete avere, potete accedere a questa pubblicazione su Pavente. Qua è riportato in estrema sintesi l'effetto, cioè vedete tutti gli effetti negativi che producono l'effetto sulle cellule immunitarie, le nanoparticelle del vaccino, come vanno a interferire e come viene prodotta in quantità esponenziali la proteina spike, viene continuamente, c'è un rapporto con i microRNA, come si va praticamente ad alterare un ordine costituito, hanno un effetto che si chiama epigenetico, vado ad alterare degli equilibri del DNA, degli equilibri dell'informazione genetica. Ecco, possiamo procedere. Prossima diapositiva. Qua c'è l'elenco di tutto quello che succede. Ci sono i sintomi, ci sono le percentuali. Perciò non parliamo di opinioni, parliamo di dati di fatto scientifici che non sono portati a conoscenza della gente. Possiamo procedere. La prossima diapositiva. Ecco, questo qua fa sempre parte della pubblicazione, è molto dettagliato, cioè tutto quello che l'hanno sostenuto, l'hanno documentato. Questi sono i meccanismi di azione biomolecolari con cui questa mRNA va a procurare il danno. Possiamo procedere. Allora, voi guardate gli autori, in alto vedete Nature Review, è una delle riviste più importanti del mondo. L'anno pubblicazione 2018. L'autore più importante generalmente si mette in fondo, è Rob Weissman, questo è il Nobel, insignito del Nobel. Voi potete leggere, potete vedere che cosa ha pubblicato lui che ha prodotto questo vaccino, lui stesso, questo l'ha scritto lui, una preoccupazione potrebbe essere che alcune piattaforme vaccinali basate su RNA, quello che hanno prodotto, inducono potente risposta all'interferone di tipo 1, associata a infiammazione, potenzialmente anche l'autoimmunità. Ci sono i rischi, potete andare a vedere. Ma poi che cosa c'è? C'è un'alterazione dei meccanismi di differenziamento. Il tumore nasce da cellule non differenziate, meccanismi di proliferazione, però alterazione di tutta una serie di risposte autoimmuni. Lui stesso, in fondo, vede, ha detto, aveva suggerito cautela e prudenza, soprattutto in personaggi che avevano precedenti problemi di ordine autoimmune, oppure di malattie autoimmune, oppure malattie genetiche, alterazioni. La vaccinazione è stata fatta generalizzata. Tanta gente che aveva queste patologie non è riuscita ad avere un esonero della vaccinazione. Il prossimo piano vaccinale, non so se verrà attuato, se il nostro governo ubbidirà in maniera cieca e assoluta e completa agli ordini dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quale pretende di avere un controllo totale, assoluto, sulla salute, sulle terapie. Entro dicembre il nostro governo, come altri, dovrebbero decidere se accettare o meno la rinuncia totale alla propria sovranità in campo sanitario e in campo terapeutico. Questa è la fine della nazione. Perché certo, viene ceduta la libertà fondamentale importante e abbiamo già avuto modo di vedere i risultati di questo qua. Abbiamo già constatato. Allora, beh, professore, hanno fatto anche l'OMS, proprio di recente, un trattato pandemico, no? Quindi vogliono prendere, come si dice, il monopolio sulle decisioni degli stati, no? Quindi viene praticamente, si sovrappongono, praticamente viene verificato tutto, il fatto dell'elezione, il sistema più o meno democratico, meno presentato come tale, è una forma ormai evidente di dittatura assoluta e completa. Cioè saranno loro a decidere se dichiarare o meno una pandemia? Tutto, non solo, ma utilizzeranno una dittatura sanitaria per passare a una dittatura politica. Se tu non fai le cure che ti dicono loro, sei socialmente escluso, non puoi accedere al conto corrente, non puoi viaggiare, non hai passaporto, non hai niente. Per cui si arriva a condizionamento totale integrato dell'individuo che viene socialmente escluso se non ubbidisce i loro ordini. Il fatto è questo qua. Ecco, professore, volevo riallacciarmi a un suo discorso, no? Legato proprio ai dati, per poi passare all'altro magari argomento. Ovvero, non so se lei è al corrente, penso di sì, ma che i dati della causa di mortalità in Italia, l'Istat non li aggiorna da dicembre 2020, cioè gli ultimi dati sono fine dicembre 2020, cioè quindi abbiamo 2 anni e mezzo, quasi 3, di assenza di cause di mortalità. Questo sembra quasi
come dire, calcare un po' quello che diceva lei relativo all'occultazione, la censura dei sì. dati, fondamentalmente, perché se per l'appunto da gennaio del 2021 è iniziata la vaccinazione e da quel momento per l'appunto non abbiamo dati sulle cause di morte, che sarebbe molto interessante da conoscere, purtroppo. Sì, loro dicono che questi sono i complottisti. Esatto. I complottisti, sì, sì. Perché loro hanno il dogma della verità assoluta, non si discute. Quello che dicono loro è dogmatico, per cui hanno trasferito dal tema mistico, dal tema spirituale, il tema. Per cui queste cose non solo non si discutono, ma è pericoloso e perseguibile. Infatti il nuovo ordinamento, per la nuova etica, no? Da parte della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, in maniera molto chiara, fa divieto al medico di contestare i vaccini, di avere riserve sui vaccini e soprattutto di non si deve opporre, deve consigliare il vaccino. Non specifica quale vaccini. Dunque, detto così, sembra una imposizione generale. Allora, basta che venga presentato dall'istituzione un prodotto, una molecola qualificata da vaccino, secondo questo, visto che non specifica nulla, non determina nulla, come tale, e dopo io lo devo accettare. Io come medico non devo discutere caso per caso, non posso contestare. Cioè, l'aspetto scientifico, i riferimenti alla letteratura, i meccanismi d'azione, quello che abbiamo fatto per dire, siamo andati a vedere i dati pubblicati su riviste internazionali, quello non, il medico non deve più fare. Cioè, il medico, arrivato a questo punto, deve ubbidire dai diktat. Tu devi consigliare il vaccino. Che tu ci creda o meno, tu sei convinto o meno, se la letteratura lo ferma, questo non importa, lo decidono loro. A questo punto, gli ordini dei medici che sono diventati, fanno parte praticamente di quella politica delle istituzioni, che sono diventate praticamente una cinghia di trasmissione di un certo tipo di potere. Per cui obbligano, il medico è obbligato, pena la sospensione dell'ordine dei medici. Ma gli ordini non erano nati per essere ordini di organi di polizia, non erano nati per questo. Oltretutto, al vertice delle istituzioni sanitarie, degli ordini dei medici, quelli che prendono provvedimenti di questo genere, ci sono persone che possono documentare l'assenza di conflitto di interessi, possono documentare una conoscenza profonda e specifica, qua siamo nel campo dell'immunità, ma avete idea cosa vuol dire l'immunità? La complessità estrema, l'immunità è un oceano, per andare a conoscere a fondo bisogna passare una vita a studiare e farsi le idee chiare, ed è difficile anche da comprendere. E le stesse molecole in tempi diversi, in condizioni diverse, possono avere effetti diversi, tra di loro possono interferire, sia a livello corpuscolare che a livello morale. Ci sono una quantità di... E questi hanno una cultura specifica che li porta a prendere delle decisioni e imporre delle decisioni in maniera autoritaria da parte di chi? Di chi ha conoscenza, che sono arrivati a un punto tale da poter con sicurezza assoluta imporre delle decisioni, le hanno queste conoscenze, queste commissioni che impongono, di chi sono, che studi hanno fatto, che pubblicazioni hanno fatto, rispondono a questi requisiti, possono documentare l'assenza di conflitto di interessi. Ma ci vorrebbe un movimento di opinione pubblica che imponesse una mobilitazione generale. Voi volete imporre, però dovete confrontare queste vostre decisioni con una commissione che possa documentare, commissione di medici, ricercatori, le conoscenze e l'assenza di conflitto di interesse. Se no la dovete smettere di imporre terapie senza documentare la base scientifica, la logica, e invece di spiegare, studiare con una vigilanza attiva gli interventi, li avete nascosti. Ma la gravità è questa, non si era mai arrivati a tempo. Ecco, professore, noi volevamo affrontare quello che lei conosce sicuramente a menadito, ovvero il metodo di Bella, e quindi vorremmo insieme a lei capire un po' risultati, successi, cos'è questa terapia di Bella che ancora tanti non conoscono, purtroppo. La ringrazio per l'opportunità.
Allora, facevo riferimento al comunicato stampa del ministro pro tempore, che non Totto, e delle massime istituzioni sanitarie. Il metodo di Bella non aveva base scientifica. Potete andare a vedere, pubblicare il nostro sito, fate una ricerca, febbraio 98, ogni componente della terapia, già allora, 98, c'erano oltre 7.000 pubblicazioni. Fate la ricerca oggi. L'elemento cardine della terapia è la somatostatina, ovviamente non è l'unico, però andate, pubmed.com, digitate somatostatina o l'analogo octreotide, poi gli mettete in cancer therapy. La ricerca oggi sono 37.000 pubblicazioni. 37.000 pubblicazioni. Loro dicono che il metodo non ha base scientifica. Quel Nobel cui riferivo prima, pubblicazione del Nobel, è del 98, del febbraio 98. Però attenzione, adesso i Nobel li fanno passare come inaffidabili, sono quello svanito, non capisce più niente, i Nobel li hanno messi da parte, tranne l'ultimo naturalmente, quale però aveva pubblicato qualche sospetto che era venuto pubblicato. Allora, comunque, questi Nobel, oltretutto sto Nobel ha pubblicato un altro lavoro interessantissimo, a conferma della logica del metodo. Qualcuno sa che il tumore più aggressivo del seno è il triplo negativo, che ha una prognosi che purtroppo spesso è infausta. Per quale motivo? Molto semplice. Nella membrana citoplasmatica delle cellule tumorali del triplo negativo hanno trovato non solo il recettore dell'ormone della crescita, GHR, Growth Hormone Receptor, ma hanno trovato l'espressione del precursore ipotalamico dell'ormone della crescita, GHRH, che ha una spinta proliferativa ancora più potente. Per questo motivo questo va come il turbo. E l'altra cosa, la conclusione del Nobel qual è? Il triplo negativo deve usare in alte dosi la somatostatina, che ovviamente non usa. L'altro cos'è? L'altra spinta è data dalle gonadotropine ipofisarie, le ECHE. L'LH, l'udio ormone, dà una spinta potente, sommata e integrata e sinergica con quello ormone. Per questo hanno una. Nella cura di Bella stiamo pubblicando adesso, non è ancora pubblicato, stiamo completando i lavori, la revisione dei casi che abbiamo di triplo negativo, che confrontati con i loro dati hanno da un punto di vista significativo, statistico, un incremento notevole della sopravvivenza. Per quale motivo? E l'impiego in alte dosi, somatostatina più analogo, trotide più il blocco estrogenico. Questo è un esempio. Ma la base della logica del metodo di Bella, io l'ho pubblicata già nel libro La scelta antitumori, in questo che sta uscendo adesso, ho dedicato un capitolo a spiegare il meccanismo d'azione, che è estremamente ampio e complesso e multiplo, con cui l'ormone della crescita non attiva la crescita tumorale, attiva un'intera cascata di fenomeni proliferativi tumorali, attivando una serie di linee di segnalazione. Tutti i fattori di crescita più potenti tumorali, quello epidermico, fibroblastico, vascolare, di derivazione piastrinica, sono tutti dipendenti dall'ormone della crescita. Col più potente di tutto, che è il IGF-1, prodotto dal fegato, su azioni dell'ormone della crescita. Io con la somatostatina e l'analogo octreotide, nello stesso momento in cui vado a inibire l'ormone della crescita, vado a inibire tutta una cascata di fenomeni proliferativi. Il tumore crescita. È documentato matematicamente che la crescita tumorale dipende dalla capacità della cellula tumorale di utilizzare l'ormone della crescita. Non solo questo è pubblicato, l'abbiamo pubblicato anche noi sulle banche dati, è pubblicato addirittura un rapporto dose dipendente. Più la cellula tumorale è in grado di utilizzarla, è più aggressiva, più proliferativa, più da metastasi. Arrivato a questo punto, è una logica semplice, direi ovvia, matematica. Se il tumorale cresce con quello, non lo puoi negare, è un'evidenza scientifica, un dato di fatto. È ovvio che se tu dai un inibitore e togli la cellula tumorale alla base del suo carburante, la prendi per forza, no? È un dato di fatto. 37.000 pubblicazioni. Questo è un elemento, però attenzione, ce n'è un altro.
voi sapete, è di dominio pubblico, che diagnosticato un tumore, identificato, localizzato un tumore, l'oncologo che cosa dice? L'asportazione del tumore, tranne eccezioni, ma sono eccezioni. La regola è l'asportazione. Perché? Contemporaneamente l'oncologia oggi sostiene di avere cure di provata efficacia, dicono così. Ma se tu hai una cura di provata efficacia, che i radi, anticorpi monoclonali, immunoterapia sono di provata efficacia, perché lo operi? Se è vero, se è reale, che provata efficacia, dovresti guarire, no? Invece no, loro non guariscono con la terapia medica, nessun tumore solido, qualche leucemia ogni tanto sì, ma tumore solido no. Perché? Perché c'è un altro aspetto che non considero, oltre al mancato blocco proliferativo della cellula tumorale con la somma di analoghi, la cellula tumorale si differenzia da quella sana perché ha una mutabilità costitutiva e adattiva, cambia continuamente. Qual è il guai? Nello stesso istante, selezione mantiene dei vantaggi. Qual è il primo vantaggio? La resistenza all'attacco. Possono fare tutti i protocolli che vogliono, in tempi relativamente brevi, il tumore diventa chemioresistente, cambiano protocollo, resistenza prossima al successivo. Un protocollo dopo l'altro, i tempi di resistenza della cellula tumorale sono sempre più brevi, fino a selezionare la refrattarietà. Per questo, se non operano, non guariscono. Questo cosa dimostra? Che oggi la terapia medica del tumore solido non riesce a guarire, devono operare. Per quale motivo? Mancano gli elementi due fondamentali della terapia di Bell. Primo, non bloccano la crescita. Se lei non blocca la proliferazione della cellula tumorale, o prima o dopo può uccidere la chemio un certo numero di cellule tumorali. Possono avere effetti rilevanti, apprezzabili, ma sono transitori. Per quale motivo? Perché la cellula tumorale, dopo un po' di tempo, diventa chemioresistente. La radioterapia, benissimo. Dopo 5, 6, 7 mesi, la cellula tumorale ricompatte il suo DNA, ripari i danni che le hanno prodotto, rimane solo il danno delle radiazioni ionizzanti. Per cui le loro terapie, sì, utili, temporaneamente, però, tutte, senza eccezione, devono operare. Perché? Perché non trattano l'altro elemento, che è la mutabilità. Se io non freno la capacità della cellula tumorale di immunizzarsi, di resistere, se non blocco questo tipo di percorso di mutabilità, qualsiasi terapia nel tempo viene vanificata, viene elusa dalle cellule tumorali. Allora, nella terapia di Bell ci sono gli unici prodotti esistenti e documentati, verificabili da chiunque, che hanno un effetto potente, si chiama differenziante, si oppongono alla mutabilità. I retinoidi, l'effetto doppio, attivazione immunitaria e attivazione di freno delle mutazioni, si chiama differenziante. Contemporaneamente, melatonina coniugata con adenosina, vitamina C, vitamina D3, queste sono fondamentali. Andate su PubMed.gov, digitate retinoidi, vedete quello che salta fuori. Mettete retinoidi in cancer, migliaia e migliaia di lavori, ma non li usano, però è documentato. Mettete vitamina D3 in cancer, migliaia di lavori, melatonina in cancer, migliaia di lavori. Questo qua vi documenta che oggi la terapia non viene fatta in base alle evidenze scientifiche, viene fatta con altri criteri. Ma queste sono evidenze scientifiche del metodo di Bell, e più documentate in assoluto nelle banche dati. Allora, dice, questa rappresenta la soluzione totale e definitiva? Purtroppo no. Ma se io arrivo in tempo, prima che la cellula tumorale, una mutazione dopo l'altra, abbia selezionato la refrattarietà, perché poi va a finire da quello, e una crescita di... Se arrivo prima, una certa quantità li tiro fuori, in maniera di particolare... Alcuni tumori che sono più sensibili, il seno, li abbiamo pubblicati, 16 casi di tumori del seno guariti senza operazione, senza chemio, li trovate su PubMed digitando Giuseppe Di Bello. Stessa cosa, tumori della prostata, guariti senza operazione, senza chemio, sono pubblicati. Linfomi, sono oltre 50 linfomi. Ci sono dei sarcomi pubblicati. Se andate su ResearchGate, ResearchH, mettete Giuseppe Di Bella, trovate 49 pubblicazioni
Due di queste si riferiscono a sarcomi e uno a tumori cerebrali, in cui loro praticamente ci fanno niente. Sono documentate remissioni di metastasi polmonari di sarcomi che non esistono in oncologia. Come ripeto, sono stati tutti i casi, no, perché arriviamo sempre tardi e la gente ha paura. Alla fine arrivano, un attimo prima del camposanto. Tanto è vero che io ogni tanto dico che devo interpellare il Vaticano, mi faccio accreditare come santuario. Invece di andare a Lourdes, fatemi, vengono qua a chiedere la terapia di bello. Ma se avessimo la possibilità di accedere in condizioni meno disastrose, quelle statistiche che abbiamo pubblicato anche nei sarcomi, tanti bambini abbiamo tirato fuori, ma è documentato, io ho tutta la documentazione, TAC, PET, risonanze, sono documentate nelle pubblicazioni. Tumori cerebrali, anche dei glioblastomi li abbiamo documentati, sono pochi per forza, per i motivi che ho detto. Diffamazioni continuative aggravate al metodo, gente terrorizzata, poi gli fanno pagare tutto, del metodo non gli passano niente, potrebbero bastare, insomma, la statina, se la pagano. Ma al di fuori di questi limiti, di questi contrasti, di questa diffamazione, sarebbe ben altre statistiche. Se applicata precocemente ed esattamente come va fatta, la percentuale di gente che ne viene fuori aumenta notevolmente, guarisce tutti, no? Guarisce sempre, no? Ma la percentuale di guarigione è ampiamente superiore alla loro. E nel libro è documentato. Nel libro che uscirà adesso, io metterò la prevenzione terziaria sulla cura del tumore in atto, con 26 tipi di tumori, quello che si fa sempre in tutti, e molecole in particolari tipi di tumori, soprattutto cerebrali, che sono staminali, per quali motivi i loro curi falliscono, nei sarcomi, stato avanzato, nei glioblastomi, e sono staminali. Staminali, potete fare quello che volete, li potete sparare addosso, gli scivola tutto addosso. Va cambiata strategia secondo il metodo di Bello. Qual è la strategia? È inutile che gli sparatori uccidano, non è la strategia della morte. Deve prendere il controllo dei meccanismi della proliferazione e del differenziamento. Deve riprogrammare le cellule, non è che vuole ammazzare tutti. Riprogrammarle. Per riprogrammare i seminali deve risalire agli elementi base. Questo è il concetto della terapia. Professore, mi scusi, volevo farle una domanda che sicuramente interesserà a molti. Visto che ultimamente si è parlato di 40 tipologie di vaccini mRNA anticancro che verranno messi in commercio, addirittura l'anno prossimo entrerà in fase 3 il Moderna contro il melanoma. Cosa ne pensa? Dunque, guardi, questi qua partono dal principio di inibire i fattori di crescita che intervengono sul singolo tumore, per cui ogni fattore di crescita da delle situazioni particolari viene espresso e attiva e funziona ed è responsabile di determinati decorsi. Il problema è quello che dicevo prima. C'è una pubblicazione su Science che è molto interessante. Che cosa vi dice? Che quando usate un anticorpo monoclonale verso un fattore di crescita epidermico del tumore del colon, no? Sì, per un po' di tempo funziona, poi dopo un po' di tempo, transitoriamente, cosa succede? Viene moltiplicata a livello esponenziale la mutabilità. Se la tumorale impara a difendersi benissimo, crea una quantità impressionante di mutazione, seleziona quella che le viene e vanifica e elude la terapia. Loro potranno ottenere risultati anche buoni, anche eccellenti, ridurre. Il problema è sempre quello, temporaneo. Non intervengono sul sistema di crescita, sulla spinta alla crescita, sull'ormone della, ma non intervengono neanche sulla mutazione. Potranno ottenere buoni risultati, ma temporanei, sempre temporanei, perché non entreranno nell'ordine di idee che la base della biologia tumorale oscilla su due cardini, su due strutture importanti, la proliferazione e il differenziamento. Tutto quello. Devono orientare alle ricerche, non su quello, ma su quello che mi frena il percorso di mutabilità, il più micidiale. Quello che consente alle cellule tumorali di diventare prima resistente, per, è quello il punto. La ricerca è quella, ma quella mi dà un effetto generale, non è il singolo tumore, perché il percorso di mutazioni lo conosciamo. Il concetto è questo, cambiare strategia, questo è il punto. Professore, noi siamo veramente grati di quello che ci ha detto fino adesso, di tutte queste cose.
Purtroppo abbiamo anche, come si dice, il tempo è tiranno e quindi abbiamo concluso un po' la nostra, sì, il nostro tempo a disposizione. Siamo veramente stati onorati di avere grazie, come ospite, come primo ospite di questa stagione, e ci auguriamo magari di poter ricollaborare in futuro con lei. Ringraziamo anche ovviamente gli spettatori che hanno seguito fino adesso l'intervista e ci auguriamo che ci seguiranno anche nella prossima puntata. Sara, vuoi salutare? Grazie a voi. Sì, voglio ringraziare immensamente il dottore di aver accettato il nostro invito. Ringrazio per l'opportunità che mi avete dato di spiegare i concetti. Buona giornata, vi ringrazio. Altrettanto. Salute a tutti. Arrivederci. Thank you.